Grande tristezza nel mondo dello spettacolo. L'attore Ray Stevenson, amato per le sue indimenticabili interpretazioni, è scomparso all'età di 58 anni. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. La notizia ha colpito il cuore dei suoi numerosi fan in tutto il mondo. Stevenson si trovava sull'isola di Ischia per le riprese del film Casino a Ischia, quando ha avvertito un improvviso malessere che ha richiesto il suo ricovero in ospedale. Nonostante i migliori sforzi del personale medico, le sue condizioni sono peggiorate fino alla sua prematura dipartita. Le cause esatte della sua morte non sono ancora state determinate, ma alcune fonti suggeriscono uno shock anafilattico come possibile causa. Lascia la moglie, l'antropologa italiana Elisabetta Caraccia, e tre figli. Stevenson ha lasciato un segno indelebile nell'universo Marvel grazie al suo amato ruolo di Volstagg nel franchise di Thor, ma ha anche brillato in produzioni cinematografiche di successo come I Tre Moschettieri e Thor, Ragnarok. La sua ultima apparizione sullo schermo sarà nella serie televisiva Ahsoka, ambientata nell'universo di Star Wars. I fan di Stevenson si sono riversati sui social media per condividere il loro cordoglio e ricordare le sue straordinarie performance. Il suo talento e la sua presenza carismatica rimarranno per sempre nel cuore degli spettatori. Il mondo dello spettacolo piange la perdita di un grande artista. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.